Adesso c'è Lorenzo Bastida con le sue letture e quindi lascio la parola a lui che ci leggerà passi della nostra storia letteraria ed anche alcuni passi tratti dal volume curato da Barbara Innocenti, Manon e le altre. Grazie davvero a tutti voi di cuore. Dal volume Manon e le altre, la prima opera, Manon la dama bianca e rossa, che è una Sestina. Tra le sue vie, la regina del vizio ghermisce due anime opposte per renderle simili nel destino e nel cuore. Guerra d'amor fatale per il cavaliere in Manon perduto con un solo istante fulmine. Gocce che celano un fulmineo inganno compiuto per il vizio, incredulo cuore d'amor perduto, vita ripresa in realtà opposte, ma ancora la provvidenza fatale colma d'oro le crepe del destino. Ciascuna di queste opere è a suo modo straordinaria e io chiedo perdono agli autori per non poterne purtroppo leggere grandi parti. Il passo che segue è tratto da Era bellissimo, una riscrittura della Dame o Camelia in cui i due protagonisti sono entrambi di sesso maschile. Nonostante avessi conosciuto la verità sulla vita che Narciso conduceva, niente riuscì a farmelo dimenticare, anzi, fu proprio quella verità che mi spinse ad avvicinarmi a lui, come se avessi recepito il bisogno di salvezza che nascondeva. Fu questo che mi spinse a recarmi in ospedale. Quando entrai nella stanza, lo vidi rannicchiato sotto il calore delle coperte. Stava provando a scrivere qualcosa nella penombra della luce che proveniva dall'antica finestra della camera. Ciò che più mi colpì di lui fu l'estrema trasparenza delle sue parole. Fu sempre sincero con me per tutto il tempo che passammo insieme. Non si nascose mai dietro a bugie o a parole vane. Mi raccontò tutto della sua vita a Parigi. E come fosse stato impossibile per lui riuscire a rinunciare alla ricchezza dopo anni di miseria, anche a costo di sacrificarsi o di non ricadere nel suo passato. Mi raccontò l'inizio di tutto, di come fu scoperto e poi venduto, e di come si impara a non ascoltare più il cuore per non morire. E mi uccise sentire come nessuno mai gli avesse insegnato il valore dei sentimenti, dell'importanza dei legami affettivi. A discapito del suo nome, Narciso non fu mai capace di amarsi o di guardarsi con fierezza allo specchio. Tutto ciò che mi disse da quel giorno non fece che accrescere il mio amore per lui. Lo vidi consumarsi fino alla fine, lo pregai perché mi permettesse di affrontare il dolore insieme, ma lui, sospirando, poco prima di morire, mi prese la mano e con un flebile sorriso senza lacrime mi disse che finalmente aveva conosciuto la purezza dell'amore e della gioia che fino ad allora tutti gli avevano negato. Mi disse che si sentiva pronto a lasciare questo mondo perché grazie a me era riuscito finalmente a trovare redenzione. Lui non seppe mai. Non fece in tempo a dirglielo, che era stato lui a regalarmi una nuova vita, come un bellissimo fiore che nasce dopo una tragedia. L'ultimo brano, chiedo davvero scusa, ma ci attende una lunga cavalcata fra 800 anni di letteratura francese, è tratto da un testo molto originale, La signorina delle camelie. La furia passionale dell'Ade che aveva visto sotto le lenzuola si sarebbe presto trasformata in una collera divina, rendendolo nuovamente il dio degli inferi.
Durante il più animato dei molti litigi, quel demonio la colpisce ripetutamente fino a farla sanguinare dal naso e dalla bocca. Impaurita, riesce a fuggire, a salire su un taxi per farsi riportare immediatamente al luogo che ormai si era trasformato nella sola casa rimasta, l'Olimpo. Le sue nuove amiche le consigliano di sporgere denuncia e le danno il nominativo di uno dei migliori avvocati penalisti di Roma. Iman non perde tempo, chiama, fissa un appuntamento nel pomeriggio stesso. Si aspettava di trovare il solito uomo di mezza età, calvo, e con palline da golf sparse per tutto l'ufficio, ma non è così. L'avvocato è una donna, bellissima, fiera e sicura. Iman le rivela il nome dell'aggressore, la donna rimane per un attimo in silenzio, ma le promette prontamente il suo aiuto. Mostrando un piglio quasi guerriero, decide di annullare tutti gli appuntamenti per dedicarsi solo a lei. Nel giorno del processo, la vittima e il carnefice si trovano di nuovo faccia a faccia. L'avvocato di Iman, però, ritarda ed entra solo qualche minuto prima dell'inizio dell'udienza. Il silenzio che cala lascia tutti sbalorditi. Quando Cesare De Angelis si rende conto dell'assenza di rumore che si è creata intorno a sé, si gira verso la parte dell'accusa. Seduta accanto a Iman c'è l'avvocato, sua moglie. Le due donne vincono il processo, sostenute dall'idea che è profondamente ingiusto che una donna non possa mai sentirsi al sicuro, nemmeno nell'intimità di un matrimonio. Adesso un compito ingrato, perché tra i molti autorevolissimi testi antologizzati in questi due bellissimi, coraggiosissimi volumi che stai presentati, la scelta è tutta imputabile al sottoscritto, al quale pure sono imputabili le traduzioni dei versi, mentre le prose, ahimè, le leggerò in italiano nella traduzione riportata. Complainte Rudebeuf. Que sont mes amis devenus, que j'avouais si près tenu, et tant aimé. Je puis qu'ils sont trop clairs, ces mets, ils ne furent pas bien fermés, s'y sont faillis. Dit-elle ami, mon mal bailli, quand qu'autant qu'on Dieu m'assaillit, en main, côté, n'invite un seul à mon ôter. Je puis vivant, les a ôtés, l'amour s'est mort. Ce sont amis que vent emporte, et ils ventraient devant ma porte, ces emportes. Che sono gli amici divenuti, che avevo sì cari, tenuti e tanto amati, forse un po' rari sono stati, non abbastanza coltivati, io sono andati. Amici che mi ha mal servito, appena Dio m'ebbe assalito da ogni lato, non uno solo mi fu allato, il vento, credo, l'ha spazzato. L'amore è morta. Amici, che il vento li porta, tirava forte alla mia porta, se li è portati. François Villon, La balade des pendus, première strophe, hélas. Frères humains qui après nous vivaient, n'ayez le cœur contre nous endurci, car ce pitié de nos pauvres aveux, Dieu en aura plutôt de vous merci. Vous nous voyez si attachés, 5, 6, quant à la chair que trop avons nourrie, elle est piéça, dévorée et pourrie,
et nous les ours devenons cendres et poudres. De notre mal, personne ne s'en rire, mais priez Dieu que tous nous veillent absoudre. Fratelli umani, che ci sopravvivete, non indurite il cuore contro noi, che se pietà di noi poveri avete, così avrà Dio misericordia a voi. A cinque, a sei appesi ci vedete, ecco, e la carne, fin troppo nutrita, è divorata, da un pezzo è marcita e noi le ossa sfariniamo in polvere. Nessun di voi del nostro male rida. Pregate Dio che tutti voglia assolvere. François Rabelais, Gargantua. Illustrissimi, e voi pregiatissimi impestati, già che a voi e non ad altri sono dedicati i miei scritti, Alcibiade, in un dialogo intitolato Il banchetto, tessendo le lodi del suo precettore Socrate, senz'altro il principe dei filosofi, dichiara fra le altre cose che egli è simile ai sileni. I sileni erano allora delle scatolette, come quelle che vediamo oggi nelle botteghe degli apoticari, sulle quali erano dipinte figure buffe e frivole, come satiri, arpie, occhette imbrigliate, lepri cornute, anitre col basto, caproni violanti, cervi aggiogati a un cocchio e altre simili bizzarrie, al solo scopo di far ridere la gente. Proprio sileno, maestro di Bacco, ma all'interno vi si conservava le droghe più fini. E così, diceva lui, era Socrate. Vedendolo di fuori, in base alla semplice apparenza, non l'avreste stimato mezza cipolla. Tanto era brutto di corpo, ridicolo di portamento, col naso appuntito, la guardatura di un toro, la faccia di un buffone, sempliciotto nei modi, rustico nel vestire, povero di moneta, a donne disgraziatissimo, inetto ad ogni ufficio dello Stato, sempre a ridere, a scherzare, a dissimulare il suo divino sapere. Ma chi avesse aperto quella scatola ci avrebbe trovato dentro una droga celeste, inestimabile, intelletto più che umano, virtù miracolosa, invincibile coraggio, sobrietà senza pari, letizia incrollabile, fermezza d'animo perfetta e un incredibile disprezzo per tutto ciò per cui gli esseri umani vengono, corrono, lavorano, navigano, guerreggiano. Michel de Montaigne, Essai, livre premier, chapitre 20. Gli altri formano l'uomo. Io lo racconto e ne rappresento uno specifico, invero assai mal formato. E tale che se dovessi modellarlo da capo lo farei molto, ma molto diverso da quel che è. Ma oramai è fatto. Il mondo stesso non è che un'altalena perenne, tutte le cose vi oscillano senza posa, la terra, le rocce del Caucaso, le piramidi d'Egitto, e per l'oscillazione generale e per la loro propria. Persino la costanza altro non è che un'oscillazione un po' più debole. Non posso fissare il mio oggetto, esso avanza incerto, vacillante, come per un'ebbrezza naturale, io non dipingo l'essere. Dipingo il passaggio, non il passaggio da un'età all'altra, o come dice il popolo, di sette in sette anni, ma di giorno in giorno, di minuto in minuto. Deuxième livre, chapitre premier, noi siamo fatti tutti di pezzetti e di una tessitura così informe e bizzarra che ogni pezzo, ogni momento se ne va per conto suo. E c'è altrettanta differenza fra noi e noi stessi che fra noi e gli altri.
magnam rem puta, unum hominum agere. Nicolas Boileau a poetica. Enfin, Malherbe va. Et le premier en France fit sentir dans le vers une juste cadence. D'un mot mis à sa place, enseigna le pouvoir et réduisit la muse aux règles du devoir. Par ce sage écrivain, la langue réparée n'offrit plus rien de rude à l'oreille épurée. Les stances avec grâce apprirent à tomber et le vers sur le vers n'osa plus enjamber. Tout reconnut ses lois et se guide fidèle aux auteurs de ce temps, sert encore de modèle. Ed arrivò Malherbe e fu il primo francese che al verso la sua giusta cadenza impose e apprese. D'un lemma al posto giusto, egli insegnò il potere e ridusse la musa al gioco del dovere. Da quel savio scrittore l'idioma restaurato non offrì più asprezze all'orecchio epurato le stanze, con che grazia seppero terminare e un verso mai sull'altro osò più sconfinare. Legiferò su tutto ed ogni suo puntello in questo tempo ancora ci serve da modello. Jean-Baptiste Poquelin Molière, le misanthrope. De quoi s'offense-t-il? Et que veut-il me dire? Y va-t-il de sa gloire à ne pas bien écrire? Que lui fait mon avis qu'il a pris de travers? On peut être un homme et faire mal des vers. Ce n'est point à l'honneur que touche ces matières. Je le tiens galant homme, en toutes les manières, homme de qualité, de mérite et de cœur, tout ce qu'il vous plaira. Mais fort méchant auteur, je louerai si l'on veut son train et sa dépense, son adresse à cheval, aux armes, à la danse. Mais pour louer ses vers, je suis son serviteur. Et lorsque dans mieux faire, on n'a pas le bonheur, on ne doit de rimer avoir aucune envie qu'on y soit condamné sur peine de la vie. Et que s'offende, insomma? Et che mi vuole fare? E mica una vergogna se uno scrive male. Che gli importa il mio avviso che ha preso di traverso c'è fior di brava gente che non sa fare un verso. L'onore via, che c'entra in queste materie? Lo stimo galantuomo in tutte le maniere, uomo di qualità, di merito, di cuore, tutto ciò che vi aggrada. Ma è un pessimo autore, lo darò se volete il garbo, l'eleganza con cui tira di scherma, con cui cavalca o danza. Ma per lodarmi i versi, via, fatemi il piacere. Se farne di migliori non è il nostro potere, meglio lasciarle perdere, queste rime contorte, a meno di condanna, sotto pena di morte. Charles Louis de Secondat, cioè Montesquieu, lettre per Sam. Qui i libertini mantengono un numero infinito di prostitute e i devoti un numero incalcolabile di dervisci. Questi ultimi pronunciano tre voti: obbedienza, povertà, castità. Si dice che il primo sia quello meglio osservato di tutti. Quanto al secondo, ti assicuro che non lo è affatto. Del terzo ti lascio giudicare da solo. Tuttavia, per ricchi che siano, questi dervisci non abbandonano mai la qualifica di poveri. Sarebbe più facile che il nostro sultano rinunciasse ai suoi titoli magnifici e sublimi. E hanno ragione, perché è precisamente il titolo di poveri che impedisce loro di esserlo davvero. Qui i medici e alcuni di questi dervisci, chiamati confessori, sono sempre o troppo stimati o troppo disprezzati. Tuttavia si dice che gli eredi si mettano più facilmente d'accordo con i medici che con i confessori.
Voltaire, Candide. Pangloss insegnava la metafisico, teologo, cosmo, scempiologia. Dimostrava in maniera mirabile che non esiste effetto senza causa e che in questo, che è il migliore dei mondi possibili, il castello del signor barone era il più bello dei castelli e la signora baronessa la migliore delle baronesse possibili. È dimostrato, diceva, le cose non possono essere altrimenti, già che tutto è fatto per un fine, tutto è necessariamente per il miglior fine. Notate che i nasi sono stati fatti per portare occhiali, infatti noi abbiamo gli occhiali. Le gambe sono visibilmente istituite per essere calzate e noi abbiamo le brache. Le pietre sono state formate per essere tagliate, farne dei castelli. Infatti, Monsignore ha un bellissimo castello. E poiché i maiali sono fatti per essere mangiati, noi mangiamo maiali tutto l'anno. Perciò, quanti hanno asserito che tutto va bene, hanno detto una sciocchezza. Bisognava dire che tutto va per il meglio. Etienne Pivert de Senancourt Obermann. Io non mi oriento affatto. Al contrario, mi smarrisco non appena posso. C'è un cammino che amo seguire. Descrive un cerchio, come la foresta stessa, così che non porta né alla pianura né alla città. Non segue alcuna direzione ordinaria. Non è nelle vallate né sui monti. Sembra non avere fine. Passa attraverso tutto e non arriva a niente. Credo che ci camminerò tutta la vita. Victor Hugo. Demain de l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'entends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul l'inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et pour moi le jour sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni le voile au loin descendant vers Harfleur, et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de roses et de bruyères en fleurs. Domani all'alba, allora che imbianca la campagna, partirò, sì, lo so, che là mi aspetti tu. Andrò per la foresta, andrò per la montagna, che lontano da te non posso stare più. Camminerò, lo sguardo al mio pensiero atroce, senza sentir rumori, senza guardarmi intorno, ignoto, solo, curva la schiena, mani in croce, triste come la notte, a me sembrerà il giorno. Non guarderò nell'oro della sera che incombe, né verso Harfleur le vele solcare lo splendore, e quando arriverò avrò per la tua tomba gli agrifogli verdi e un po' d'erica in fiore. Zola Germinal. C'erano tutti i suoi compagni, li sentiva dietro ad ogni passo, e là sotto quella piantagione di barbabietole non c'era anche piegata in due la Mahaude, ansimante dalla fatica quasi quanto il suo ventilatore. A sinistra, a destra, più in là, credeva di riconoscerne altri, sotto il grano, la viva siepe, i giovani alberi. Alto nel cielo ora il sole di Germinale splendeva in tutta la sua gloria. Al caldo dei suoi raggi la terra
sprigionava in mille forme la vita dal suo grembo materno, le sementi gonfiavano, bucavano di germogli la zolla, variavano i solchi del tenero verde. Le gemme degli alberi si schiudevano in lucide foglie, i campi trasalivano sotto la spinta dell'erba, agognanti alla luce. Ma sotto quel tripudio della natura, sempre più distinto, il giovane continuava a udire l'oscuro travaglio dei minatori. E di questa messe, soprattutto, la terra era incinta. Una messe che sarebbe un giorno spuntata alla luce, avrebbe grandeggiato nei solchi per gli imminenti raccolti. Là, in fondo, un esercito lentamente cresceva, un nuovo esercito vendicatore che, schiantando la terra, ben presto sarebbe venuto alla luce. Charles Baudelaire, l'homme à la mer. Oh, Dieu, toujours tu chériras la mer est ton miroir. Tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa larme. Et ton esprit n'est pas un gouffre, moins un mer. Tu te plais à plonger au sein de ton image. Tu l'embrasses des yeux et des bras et ton cœur se distrait quelquefois de sa propre rumeur au bruit de cette plainte. Vous êtes tous les deux ténébreux et distraits. Homme, nul n'a sondé le fond de tes animaux, mère, nul ne connaît tes richesses intimes. Tant vous êtes jeune, de garder vos secrets. Et cependant, voilà des siècles innombrables que vous vous combattez sans pitié ni remords, tellement vous aimez le carnage et la mort. Traduco solo le prime due strofe. Uomo libero sempre, ti sarà caro il mare, nel mare ti rispecchi, contempli la tua anima, nell'infinito svolgersi della tua pura lamina e gli abissi del tuo spirito, non sono e non amare. Ti compiace attuffarti in seno al tuo miraggio, con gli occhi e con le braccia lo stringi ed il tuo cuore talora si distrae del suo proprio clamore all'eco di quel gemito indomito e selvaggio. On a parlé de Marcel Proust. Marcel Proust, le temps retrouvé. Quante volte nel corso della mia vita la realtà mi aveva deluso perché nel momento in cui la percepivo, l'immaginazione, unico strumento di cui fossi dotato per godere la bellezza, non le si poteva applicare per l'inflessibile legge in forza della quale solo le cose assenti sono immaginabili. Ed ecco che d'improvviso l'effetto di quella dura legge veniva neutralizzato, sospeso, da un meraviglioso espediente della natura, che aveva fatto balenare una sensazione, un rumore identico del cucchiaio o del martello, il medesimo titolo di un libro, eccetera, in pari tempo nel passato, così permettendo alla mia immaginazione di gustarla, e nel presente, così aggiungendo ai fantasmi dell'immaginazione ciò di cui essi sono abitualmente privi, l'idea di esistenza. E grazie a questo sotterfugio aveva permesso al mio essere di cogliere, isolare, fermare per la durata di un lampo ciò che di solito non cattura mai, un frammento di tempo allo stato puro. Albert Camus, La peste. I flagelli, invero, sono una cosa comune, ma si crede difficilmente ai flagelli quando ti piombano sulla testa. Quando scoppia una guerra, la gente dice non durerà, è cosa troppo stupida, e
E non vi è dubbio che una guerra sia davvero troppo stupida, il che non le impedisce di durare. I nostri concittadini erano al riguardo come tutti quanti, pensavano a se stessi. In altre parole, erano degli umanisti, non credevano ai flagelli. Il flagello non è commisurato all'uomo. Ci si dice quindi che il flagello è irreale, è un brutto sogno, passerà. Ma non sempre passa. E di brutto sogno in brutto sogno sono gli uomini che passano. E gli umanisti in primo luogo, in quanto non hanno preso le loro precauzioni. Philippe Jacotet-Semaison. Nourrie d'ombre, je parle, remâchant maigre pâture de ténèbres, pauvre, faible, adossé aux ruines de la pluie, je prends appui sur ce dont je ne puis douter, le doute. Et habitant l'inhabitable, je regarde, je recommence à marmonner contre la mort sous sa dictée. En m'effondrant, je persévère à voir, je vois l'effondrement qui brille, et toute la distance de la terre, toute la profondeur de l'âge vaguement illuminé, une douceur insoutenable, une aile sous les couverts sombres des murs. L'ombre m'ouvre les yeux, et le rapprochement de l'impossible au fond du jour, l'invasion de cendres au fond de moi, victorieuse, insolente, féroce, ne me font pas taire, mais dictent de nouveaux propos en désespoir de cause. Et je tâtonne entre les anciens mots, parmi les ruines des anciens vers, sans que rien ne me soutienne, ni me guide, que la puissance de l'erreur, qu'une ombre taciturne, je ne porte en dedans. Nutrito d'ombra parlo, e ruminando magre pasture di tenebre, povero, debole, addossato alle rovine della pioggia, mi stringo a ciò di cui non posso dubitare, il dubbio. E abitando l'inabitabile, io guardo. Riprendo a biascicare contro la morte, sotto sua dettatura, crollando persevero a vedere, vedo il crollo che scintilla, e tutta la distanza della terra e tutta la profondità degli anni fiocamente illuminati, una dolcezza insostenibile, un'ala sotto la coltre bruna e le nubi. L'ombra mi apre gli occhi e l'avvicinarsi dell'impossibile allo sprofondare del giorno e l'invasione di cenere nel profondo di me stesso, cenere vittoriosa, insolente, feroce, non mi fanno tacere, mi dettano come ultima risorsa nuovi discorsi e io branco fra parole antiche, fra rovine di antichi versi, senza che nulla mi sostenga né mi guidi, tranne la potenza dell'errore, tranne un'ombra taciturna e che non porta luce. La conclusion, puisque c'est une année baudelairienne, la conclusion, visto che è un anno in cui si celebra l'anniversario baudelairiano, sono un paio di strofe baudelairiane. Ces malédictions, ces blasphèmes, ces plaintes, ces extases, ces cris, ces pleurs, ces tédéums sont un écho redit parmi le labyrinthe, c'est pour le corps mortel. Un divin au pire. C'est un cri répété parmi le sentinelle, un ordre renvoyé parmi le porte-voix, c'est un phare allumé sur mille citadelles, un appel de chasseur perdu dans le grand bas, car c'est vraiment sonnant le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité, de cet ardent sanglot. Qui roule d'âge en âge, devient mon Europe, de votre éternité.
quelle maledizioni, quei pianti, quei lamenti, quell'estasi, quei gridi, quei tedeum abissali sono un'eco protratta per mille labirinti, sono un oppio divino per i cuori mortali. È un grido ripetuto da mille sentinelle, è un ordine che mille staffette riconoscono, è un faro che si accende su mille cittadelle, un appello di caccia perduto nel gran bosco, perché non c'è, Signore, miglior testimonianza che noi si possa offrire di nostra dignità che quest'ansia mordente che devo in evo avanza per spegnersi sul bordo della tua eternità.